Bentrovati al nostro appuntamento con il Vangelo del giorno. Oggi celebriamo la terza domenica del tempo ordinario anno A. Il Vangelo è quello di Matteo, capitolo 4, versetti 12-23. Ci troviamo nella situazione in cui Giovanni viene arrestato e Gesù se ne va. Si ritira dalla Galilea, ci dice il Vangelo, e va a abitare a Cafarnao. Qui c'è un piccolo riferimento alle letture dell'Antico Testamento che rimandano al profeta Isaia, che appunto diceva che il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, in riferimento appunto all'arrivo di Gesù. E fa un grande avvertimento Gesù quando si trova lì: convertitevi perché il regno di Dio è vicino. Un avvertimento che serve anche alla nostra vita: convertitevi, cambiate rotta nella vostra esistenza, perché il regno di Dio è vicino a voi. La bellezza del Signore che può toccare il vostro cuore oggi vuole incontrare la vostra vita e il vostro quotidiano. E qui, mentre cammina lungo il mare di Galilea, incontra due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea. Erano intenti a fare il loro lavoro, buttavano le reti in mare, erano infatti pescatori, come sappiamo bene tutti. E gli dice una frase che è quasi commovente, ma è anche difficile da portare a termine. Venite dietro a me e vi farò pescatori di uomini. Immaginiamoci che nella nostra vita, mentre facciamo il nostro lavoro, mentre viviamo la nostra quotidianità, arrivi qualcuno che ci dice di lasciare tutto per seguirlo. Ecco, la stessa cosa che ha fatto Gesù con Pietro e Andrea, che fa con ognuno di noi nel nostro quotidiano. La loro chiamata diventa anche la nostra. Dio ci chiama allo stesso modo. Venite dietro a me. Conoscetemi, state con me, dice Dio alla nostra vita. Vi farò diventare testimonianza con una parola, la mia, dice il Signore, che si mette in opera nella vostra quotidianità. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono. Non sarà stato facile. A testimonianza che anche per noi non è facile lasciare le nostre convinzioni, i nostri progetti, le nostre idee per seguire invece il progetto più grande di Dio. Però porta i suoi frutti. Nonostante forse la logica di Dio sconvolge la nostra logica umana e la logica del mondo. E andando oltre trova altri due fratelli, Giacomo e Giovanni, e chiama anche loro, e anche loro lo seguono. E a quel punto Gesù continua la sua missione e i discepoli cominciano a seguire quel maestro che giorno dopo giorno li stupirà attraverso un'ordinarietà che profuma di salvezza. È la stessa cosa che Dio vuol fare con ognuno di noi: cambiare il nostro cuore, cambiare il nostro quotidiano, perché davvero la nostra vita trovi un valore che è un valore autentico, il valore che Dio dà ad ognuno di noi, un valore infinito. Fatto quello, ci chiama a testimoniare al mondo la bellezza che abbiamo incontrato. Ci sarebbero moltissime altre riflessioni da fare, anche in riferimento alle letture, ma come sempre non voglio che questo video diventi lunghissimo. Ci vedremo la prossima settimana con il Vangelo del giorno e una breve riflessione fatta da me, per come ne sono capace. Felice vita di santità, gente!